Raccontaci chi sei e qual è il progetto che vuoi presentarci. Mi chiamo Dania De Ascentis, lavoro in Estra da 10 anni, e mi occupo di innovazione e lavoro nella direzione commerciale di gruppo. Vi vorrei raccontare del nostro programma di accelerazione Cube e del progetto di Energy Coach che accompagna il consumatore, il cliente di Estra, in un consumo responsabile delle materie energetiche. Sono Alessandra Buzzigoli e da 10 anni lavoro nel gruppo Estra, in particolare mi occupo di strategie e sviluppo. Il progetto di cui vi vorrei parlare è iCube, il progetto di Open Innovation del gruppo Estra. Qual è stato il tuo contributo in questo progetto? Sono stata mentor della startup che poi ha collaborato con Estra per lo sviluppo del progetto dell'Energy Coach e sto coordinando ora le attività che porteranno appunto alla produzione e all'inserimento dell'Energy Coach nell'app di Estra. In questo progetto mi sono occupata dalla scrittura del bando che andava poi a cercare le startup sul mercato fino alla costruzione del momento della premiazione delle startup, quindi della scelta, fino al percorso di accelerazione che insieme alle startup il componente del gruppo Innovazione di Estra hanno condotto. Da dove si parte per organizzare un concorso? Per organizzare un concorso si parte dall'analisi di quelle che sono le esigenze dell'azienda. Si individuano quindi delle aree di interesse, si redige una call e si selezionano quindi le startup che presentano i loro progetti in questa call. Noi siamo partiti dalle esigenze del gruppo in ambito digital e energy e abbiamo insieme al gruppo innovazione del gruppo Estra abbiamo cercato quali fossero gli ambiti di sviluppo più interessanti per le prospettive di crescita dei nostri settori core. Con quali criteri si scelgono i vincitori del concorso? Innanzitutto l'assoluta innovatività del progetto. eCube, che è il programma di accelerazione di Estra, seleziona proprio con questo criterio ogni anno le startup diciamo più promettenti e più innovative. Abbiamo scelto le migliori startup in base alla coerenza delle loro proposte con il nostro piano strategico e con il cosiddetto ready to market, cioè quanto le loro idee fossero già pronte per essere affiancate ai nostri business. Vincere iCube offre molte opportunità, ci sono stati sviluppi interessanti per i vincitori. Offre sicuramente tante opportunità alle startup, ma non solo, offre opportunità anche ad Estra che entra in contatto con un mondo particolare, quello delle startup, un mondo innovativo, quindi per contaminazione diciamo che ci sono dei vantaggi sia per la startup che viene selezionata sia per Estra, per chi seleziona. E nello specifico posso fare un esempio, il progetto dell'Energy Coach nasce proprio in collaborazione con una startup che ha vinto un'edizione di eCube di qualche anno fa. Sì, sono nate diverse collaborazioni tra le startup che hanno vinto il concorso nelle varie edizioni e anche con le altre startup che comunque hanno partecipato. In particolare, ad esempio, un esempio per cui che vi possiamo raccontare è quello di Wise Power, una startup che ci ha proposto un sensore che rilevava le vibrazioni sui ponti e sugli aerogeneratori e grazie alla collaborazione con il nostro gruppo Innovazione è stata sviluppata una nuova idea per adattare il sensore alle reti di distribuzione gas. A tuo avviso il progetto ha raggiunto gli obiettivi preposti anche in base agli SDGs 9 e 11? Il progetto ha raggiunto gli obiettivi SDGs perché è un progetto che mira a fare del cittadino, del consumatore, del cliente di Estra un consumatore consapevole. Sì, sicuramente questo progetto ha portato un gran contributo anche nella visione nuova della Smart City e dell'innovazione all'interno del gruppo Estra. Sicuramente è un obiettivo molto sfidante, però sicuramente questo è stato uno dei primi passi fondamentali per Estra rivolta alla Smart City.